Noi siamo in compagnia di Salvatore Gazziano, ben trovato. Buongiorno a voi. Allora, partiamo subito dai temi principali di preapertura. Per quanto riguarda il salvataggio delle banche venete, abbiamo ieri analizzato ai raggi X un po' tutte le implicazioni per il sistema, ma soprattutto per il mercato. Ieri è piaciuto e come la soluzione delle due banche venete? Sì, è piaciuta anche perché non so se alcuni hanno letto che si parlava proprio nelle scorse settimane che vi era un asteroide che sembra che si stia dirigendo sulla Terra e potrebbe avere effetti catastrofici. Ogni tanto ci sono queste previsioni. Uno di questi asteroidi, come un po' nel film Armageddon, poteva essere proprio l'esplosione delle banche venete. E come al solito in Italia si è arrivati proprio all'ultimo minuto, come nel film di cui forse alcuni ricordano la famosa colonna sonora degli Aerosmith, a cercare di disinnescare una bomba che avrebbe avuto effetti veramente esplosivi sul territorio non solo del nord-est ma tutto quello italiano. Sicuramente è un'operazione che il mercato ieri ha festeggiato, vedendo l'andamento del settore bancario, andamento di Intesa, lo scampato pericolo, perché diciamo è molto discutibile tutta l'operazione, soprattutto come sono state gestite le operazioni di risanamento e ristrutturazione del sistema bancario degli ultimi due anni. Ricordo sommessamente solo un anno fa un certo Alessandro Penati che al Festival di Trento era stato accolto come una rockstar dicendo che avrebbe fatto un'operazione di sistema che avrebbe messo a posto il sistema bancario. Ricordo che si parlava di questo fondo Atlante che avrebbe reso il 6% agli azionisti, e quindi qui c'è anche un altro aspetto che ancora non è stato molto trattato, che di fatto i soldi che le banche, quindi le vedremo in bilancio nei prossimi mesi come svalutazioni molto forti, che avevano investito sul fondo Atlante, di fatto ieri si sono liquefatti, perché di fatto con questa operazione le azioni e le obbligazioni subordinate sono state immolate per questo paracadute lanciato dallo Stato. E Atlante, ricordiamo che aveva messo 3,7 miliardi di euro dentro le due banche venete, e anche qui un certo ministro Padoan, mi sembra di ricordare un anno fa, aveva detto che con questa operazione avrebbero messo in piedi oltre 50 miliardi a disposizione delle banche. Quindi qua sicuramente adesso non è il tempo di andare a fare i processi, ma dai regolatori al ministro Padoan a tutti i vari dottori che si sono alternati sul capezzale di Pinocchio dicendo che avrebbero salvato il sistema, ci sono sicuramente molti conti che andranno fatti. Comunque il mercato ieri ha festeggiato, e anche diciamo ci sono state anche alcune critiche sicuramente nei confronti di Intesa, che ha fatto un po' il suo mestiere. Ho letto molte critiche anche da parte di alcuni amici sul fatto che è stato fatto un regalo a Intesa. Diciamo che bisogna ricordare che già abbiamo visto regali tra virgolette di questo tipo, che non sempre proprio di regali si tratta, visto che se si ricorda solo un anno e mezzo fa che banca ha acquisito la rete di Barclays, una rete peraltro in pareggio, così è stata definita, per prenderla circa 90 sportelli. Barclays ha dato a che banca una dote di 90 milioni di euro, e Telecom Italia, per rifilare a Urbano Cairo la 7, gli diede circa 100 milioni di euro. Quindi da questo punto di vista è comprensibile anche il mercato, il giudizio molto positivo che ha dato sull'operazione, perché vi è anche uno scampato pericolo che di fatto se non si fosse arrivati a un'operazione che purtroppo non poteva essere fatta altrimenti, visto l'imperizia, la facinoneria e anche la brillantaggine di alcuni di questi personaggi, avrebbe significato che tutte le banche italiane, quindi i contribuenti, avrebbero dovuto mettere le mani al portafoglio per andare a pagare i famosi 100.000 euro depositi garantiti, che di fatto avremmo dovuto pagare ben più di questa operazione. Io spero e credo che se la borsa italiana e il sistema bancario vogliono essere credibili, occorrerà anche andare a cercare, far pagare i responsabili, iniziare a far dimettere tante persone, compreso alcune che ho visto che sono state nominate anche in questo nuovo giro. E bene ha fatto anche Milano Finanza oggi, fra i pochi giornali, a mettere in evidenza che fra ieri, tra i pochi titoli che non si sono salvati, che non hanno festeggiato, c'è proprio Carige, dove anche qui invece siamo in una situazione ancora difficile, perché qua abbiamo schivato un asteroide molto grosso, ma ci sono tanti piccoli asteroidi in Italia che forse ci si dimentica, e quindi da questo punto di vista ancora c'è ancora diverso lavoro da fare per i banchieri, i bancari,
e da questo punto di vista quindi si festeggia, ma direi che c'è poco da festeggiare per il sistema bancario italiano. Dottor Gazziano, siamo in conclusione, che tra pochissimo aprono le borse, commenteremo insieme l'apertura. Per quanto riguarda invece Case New Holland, ieri sono arrivate una raffica di promozioni, riusciamo a sintetizzare in 40 secondi? Sì, diciamo che Case New Holland è una società del gruppo Exor oramai, che ha beneficiato e sta beneficiando in maniera molto importante del miglioramento del rating da parte di Standard & Poor's, che ha migliorato il giudizio sulla società, sulla sostenibilità del debito. Quindi questo ha sicuramente portato in attenzione il titolo, dove si spera che ci sia una netta riduzione degli oneri finanziari di oltre 50-100 milioni di euro addirittura nel prossimo triennio, e questo ha portato molti report a migliorare, anche perché il settore agricolo è in netta miglioramento, come quello del movimento terra. Grazie allora a Salvatore Gazziano di Soldi Expert SCF per essere stato con noi, insomma aver dato qualche stimolo in più alla discussione per quanto riguarda questa giornata di contrattazione. Buon lavoro. Buongiorno. Noi ci fermiamo per qualche istante, vi ricordo un'apertura che seguiremo tra pochissimo, che dovrebbe essere di leggero tenore negativo, parliamo ovviamente di pochissimi decimali. Rimanete con noi, fra 100 secondi esatti la seguiremo insieme.